Nuovissima ricetta questa settimana, torniamo con una ricetta tradizionale teramana e vi presento i fritti di crema o fritti di latte. Qui da noi in dialetto si chiamano le fritte de latte. È una ricetta tradizionale teramana del periodo di Natale. I fritti di latte vengono proposti durante il pranzo di Natale come antipasto dolce. In realtà sono un dolcetto che uno può gustare quando vuole. La realizzazione sembra molto semplice, ma in realtà non è così semplice come si pensa. Comunque vi faccio vedere subito innanzitutto gli ingredienti e il procedimento e ci vediamo alla fine della ricetta. Allora, iniziamo subito mettendo il tuorlo d'uovo e lo zucchero e diamo una mescolata con la frusta. Allora, per quanto riguarda il tuorlo d'uovo, ci sono diverse scuole di pensiero. Secondo mia nonna non ci va il tuorlo d'uovo e se proprio che ce lo deve mettere, ce ne mette pochissimo, insomma per 2 litri di latte ci mette 2 tuorli d'uovo, giusto per aiutare ad addensare. Lei dice che l'ha sempre fatto senza uovo, quindi anche senza uovo potete farli, questa è la cosa sicura. Io ne ho messo, ho messo un tuorlo per mezzo litro di latte, e, diciamo soltanto per aiutare ad addensare, ma è anche possibile evitarlo tranquillamente. Ok, dopo che avremo incorporato il tuorlo per bene, iniziamo a mettere la farina e il latte alternandoli poco alla volta. Quindi, che so, iniziamo con un po' di latte e iniziamo a frustare bene e aggiungiamo un pochino di farina. Facciamo entrambi poco per volta, alternandoli, così si assorbono per bene ed evitiamo di fare troppi grumi. Ok, non sembra che ci siano grumi, comunque vi date pure una regolata. Adesso possiamo portare questo liquido sul fuoco in un pentolino possibilmente antiaderente. Bene, abbiamo messo la nostra crema sul fuoco. Mi raccomando, fuoco medio, cerchiamo di non farla bruciare e giriamola costantemente in modo che non si attacchi. Dobbiamo aspettare che arrivi a bollore e quindi che addensi. Non vi spaventate se la trovate molto più densa rispetto alla crema che fate di solito oppure che conoscete, perché è proprio questo il punto dei fritti di latte. La crema deve essere molto molto più densa in modo che quando si raffredda si può tagliare. Quindi adesso aspettiamo che addensi. Ancora non bolle, la crema già inizia ad addensarsi naturalmente perché comunque c'è molta farina. Quindi abbassiamo un pochino il fuoco. Infatti eccola che si è già addensata. Visto che si è addensata bene, è molto liscia, sta bollendo, possiamo spegnere. Bene, ora con la crema ancora calda possiamo trasferirla
in contenitori che siano rettangolari o quadrati. Io userò questi in alluminio e dovete fare uno strato di almeno 1 centimetro, direi anche 1,5 centimetri. Mi raccomando, appianiamola bene. Ora facciamola raffreddare prima molto bene a temperatura ambiente e poi la trasferiamo in frigorifero. Io vi consiglio di preparare la crema per i fritti di crema il giorno prima, in modo che si rassodi e si raffreddi per bene, perché ci sono state anche delle prove, insomma, che farla raffreddare tipo per 2 o 3 ore. Non basta, nel momento in cui si va a tagliare la crema, dentro risulta ancora molto liquida, ecco, tra virgolette, e quindi quando la si va a friggere non rimane bello sodo. Insomma, il mio consiglio è di farla raffreddare per bene fuori dal frigo e poi metterla in frigo almeno per una notte, quindi prepararli il giorno prima. Ora la lascio raffreddare, poi la metto in frigo e ci vediamo domani. Bene, eccoci qui, la crema è bella rassodata, quindi adesso togliamola dallo stampo di alluminio e mettiamola su una spianatoia o un tagliere. Ok, dopo averla messa sulla spianatoia, dobbiamo adesso fare La ricetta tradizionale dice dei rombi. Se riuscite a fare dei rombi, potete fare anche dei bastoncini. La crema naturalmente è morbida. Dovrebbe essere leggermente più soda. Ecco, diciamo all'incirca a metà così. Ci sono dei punti in cui mi è venuta meno soda. Può darsi che doveva rimanere un altro pochino nel frigo, però va bene lo stesso, perché tanto a noi serviranno, vedete, questo è molto meglio di questo, è più sodo. C'è un pezzettino c'è una parte del rettangolo che mi è venuto meno sodo, ma non importa, tanto si friggeranno lo stesso. Se per caso vi dovessero venire dei pezzi meno sodi, come è successo a me, potete prenderli e fare delle pallottine, delle polpettine praticamente, e friggerle in quel modo, allo stesso modo. Comunque adesso facciamo tutti dei rettangolini. Allora, dopo averli ritagliati tutti, adesso dobbiamo passarli nella farina per bloccare la crema. Dopo averli passati nella farina, li passeremo nell'uovo e infine li friggeremo. Quindi adesso vi faccio vedere il passaggio. Prendiamo i nostri fritti di crema e passiamoli nella farina. Copriamoli per bene. Mettiamoli da parte per un po'. Facciamone un po' alla volta comunque. E nel frattempo mettiamo a scaldare l'olio. Quanto riguarda la crema che è rimasta un po' troppo morbida, facciamo delle polpettine, magari aiutandoci con la farina. E poi immergiamole del tutto nella farina. Ecco, questo è diventato un fritto di latte a forma di niente.
Bene, come avete visto, i fritti di crema o fritti di latte sono semplici e complicati allo stesso momento. Li ho fatti già un'altra volta e il problema era stato simile. Il fatto che la crema, nonostante rimanga un giorno in frigo, non si fermi comunque benissimo, tanto da poterlo lavorare senza impiastricciarsi, insomma. Se vi posso consigliare, dopo averle fatte stare in frigo, prima di lavorarli, metteteli una mezz'oretta in freezer prima di tagliarli, in modo che si fermi, riuscite a tagliarli, oppure li tagliate prima e poi li mettete in freezer. Comunque penso che sia meglio metterli prima in freezer e poi li infarinate e mettete nell'uovo velocemente. Insomma, è una cosa che dovete fare già con uovo sbattuto e farina pronta. E l'olio che inizia ad essere già caldo può essere un aiuto soltanto per la lavorazione, perché il risultato finale non cambia. È l'unico problema di questo inconveniente è che porta più tempo lavorarlo con la crema morbida. In realtà il risultato è lo stesso, perché sono molto buoni comunque, quindi io spero che la ricetta vi sia piaciuta. Spero di riuscire a fare altre ricette teramane entro Natale, e intanto vi mando un bacio grande. Mi raccomando, se il video vi piace mettete un mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere tutte le novità, e al prossimo video. Ciao!